Ragazzi, sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo Gira la Ruota! Questa settimana avete scelto la lettera T e io ho tantissimi giochi con la lettera T. Prima di andare a girare la ruota, ne approfitto per ricordarvi che sarò a Lucca Comics l'1 e il 2 novembre. Quindi se passate dallo stand HyperX nel padiglione Games, mi trovate lì, vi aspetto! Probabilmente prossima settimana registrerò il Gira la Ruota da casa dei miei, dato che vado là in vacanza, quindi chissà, magari ci sarà anche la mia sorellina Gloria. Ma eccoci pronti per girare la nostra magica ruota! 38 giochi, sono curiosa di vedere cosa salta fuori. Numero 7. Oh, vengo sempre fuori numeri bassi comunque, eh? Andiamo un po' a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tattletale. Oddio. Oh mio Dio, l'ho fatto questo gioco con la mia sorellina. No, è orribile. È un horror stile Five Nights at Freddy's. Paratemi. Ed eccoci tornati nella tana del vampiro. Al buio. Come sempre, ormai fare un video alla luce è diventato un optional. Per il momento giusto per prendersi gli accidenti. Apri i tuoi regali di Natale prima. Ok, perché dovremmo aprire i regali di Natale prima? Oddio, voi l'avete mai fatto? Oh, c'è stato un periodo, mi ricordo, quando ero piccolina che avevo scoperto dove mia mamma metteva i regali di Natale. Era un armadio. E tutti gli anni, l'ho fatto per tipo 2 anni di fila, poi mi ha sgamato. Tipo andavo a vedere... Pacchettavo un pezzettino giusto per vedere che cos'era, perché a noi le sorprese non ci piacciono. No, non è vero, io adoro le sorprese. E ricordo che appunto avevo trovato il nascondiglio, allora mia mamma ha iniziato poi, cioè ha mangiato la foglia e li ha spostati. Però per 2 anni di fila sono riuscita a sapere in anticipo cos'erano i regali. Regali, siete qui in cantina, regali? Saranno qua i miei regali? Oh, eccoli, li abbiamo trovati finalmente. Voglio prima questi qua che sono più carini. No, mi obbliga ad aprire questo, ok. Ta-dan! Mamma mia, i furbi. Ne avevo uno di questi qua, ce l'avevo verde. Si chiamava Katà. Faceva me, Katà. Eccolo. Mamma mia, il casino che fa. Allora, lui mangia. Prendi del cibo dal frigo di sopra. Andiamo! Ok, ha appena mangiato. Deve essere spazzolato. Allora, la spazzola dice che la spazzola è nel salotto. Vieni, allora, ti spazzolo un po' quel tuo pelino violaceo. Ok. Ora è bello pulito. Oh, dice che è stanco, poverino, quindi lo andiamo a rimettere nel suo pacco. Andiamo, piccolo Tattletail. Perché si è spenta la luce? Oh, a lui non piace la luce. Cioè, non gli piace il buio, ha paura del buio. Ovettino! Prendi l'ovettino! Oh, benissimo, c'è del cibo masticato di cane. Perché ci sono anche gli achievement, no? Possiamo raccogliere tutti quegli oggettini strampalati. Bene, richiudiamo il nostro regalo. Ciao, Tattletail, e torniamo a letto. Ragazzi, non ci pensate nemmeno che lo finiamo, sto gioco, eh? Non esiste. L'ho già finito una volta e mi è bastato. Allora... Investiga sul rumore. Sì, sentite questo rumore. Shdum, 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 shdum. Dobbiamo capire che cos'è. Che combini, lavatrice? Mamma mia. Ah, eri tu! Ha la batteria scarica. Quindi lo andiamo a rimettere sul suo piano. Quanto sei molesto, Tattletail. Ok. Carico. Dice, divertiamoci. Trova un vaso. Ma il vaso l'avevamo trovato tipo subito. Dice, trova un vaso con cui giocare nello scantinato. E l'avevo visto io il vaso. Dove l'hai messo il vaso? Ah, eccolo! Tan tan. Trovato il vaso. E improvvisamente la luce è bassa. E a Tattletail non piace la luce bassa. Vieni, prendiamo questa luce. No, non urlare, non avere paura. Agitiamo e lui non ha più paura. Ok. Sei contento? Facciamo un po' di rumore però mentre agitiamo questa cosa, ecco. C'era qualcosa di molto brutto che ci guardava laggiù. Ma perché io tutte le volte devo spacchettare il Tattletail e rimpacchettarlo? Ah no, beh, in realtà è perché l'abbiamo spacchettato la prima volta e da quella volta lì basta. Patatina fritta, una patatina. Molto bene. Ok, allora andiamo a rimpacchettarlo. Ma la zona dei regali non era qui? Ah sì, che era qua. Allora, vedi, mi ricordavo bene.
Vai, torna dentro e vai a dormire. Buonanotte e posso tornarmene a letto. Mi interessa di gente che bussa, non mi interessa di niente, io me ne torno a dormire perché i miei genitori non esistono in questo gioco. Sono un bambino di 4 anni da solo in una casa per giorni, per 5 giorni. Molto realistico. Benissimo, prendiamo la nostra torcia, cerchiamo di non stare troppo al buio che mi mette un po' di ansia. E di nuovo ci sono rumori molesti. Andiamo a vedere che cosa sarà questa volta. Sembra provenire da qua. Guardate quante uova. Vai, raccoglile tutte. Una. Capelli di bambola. Due. Bene. Uno scarafaggio morto. Guarda quante uova. Sono tantissime. Ma non è che è una trappola, vero? Non è una trappola per farmi rimanere al buio? Un orecchino smarrito. Ecco che cos'è. È quella cosa lì. Però prima raccolgo l'ultimo uovo. Perché c'è un Tattletail gigante? Sei tu che fai tutto quel casino? Eh? Sei tu? Eri tu? Una cassetta? Ok, praticamente quella simpatica audiocassetta ci ha detto che la mamma... Perché i piccolini pensavano che la mamma non li potesse vedere finché non facevano rumore. Ma la mamma poteva comunque sentirli. E quindi li trovò uno alla volta e li riportò a letto. Capito, se te continui a fare hi 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 hi, la mamma ti trova di sicuro, salamino. Ecco. E dobbiamo portarlo alla sua mamma. Va bene, ti sto portando dalla mamma. Basta che non inizi a farci venire ansia, eh. Ma le luci? A sto bambino non piacciono le luci, quindi non le accende. Invece a me piacciono tanto le luci. Lettino. E te ne vai nel pacchetto di nuovo. Raccogli tutta la confusione che ha fatto il Tattletail. Tipo? E non mi sento molto confident a rimanere al buio. Porca zozza. Ok, è lì. No. La mamma attacca solo se fai rumore, dice. Io non sto facendo rumore, quindi la mamma non mi può attaccare, giusto? Ah, questo è il casino che ha fatto il Tattletail. Probabilmente, vediamo. Ma io non vedo... Ah, sì. Dobbiamo mettere a posto tutte le cose che ha lanciato. Ok, e ce ne possiamo tornare a dormire. Bene, 2 giorni prima di Natale. Ci siamo. Ora la situazione inizia a farsi interessante, eh? Cos'è? Ma chi è? Tattletail fuori? Tattletail, dove sei? Cosa fai in giardino? Cosa fai qua dentro? Niente, i due Tattletail in garage. Sì, riprendiamo il nostro Tattletail. Ok, oh cacchio! No. La mamma è là dietro. E dice, come to mama. Ma anche no. Ora ne faccio volentieri a meno. Tanto diamo una ricaricatina. Room, vai, prima che questo inizi a lamentarsi perché non è pettinato. Devo ricaricare la batteria. Io li odio questi giochi. No, non è vero, mi piacciono un casino e li odio allo stesso tempo. Comunque sono veramente troppo sfortunata. Cioè, quante possibilità ci sono perché mi escano sempre questi giochi di cacca? Cioè, c'erano 38 giochi. 38. Ma va bene. Spero che vi siate divertiti in questo Gira la Ruota. Io sicuramente un pochino meno. Ma ho fiducia per la prossima settimana. Quindi, come sempre, vi ricordo di scegliere la lettera prima di fare il commento, poi commentate con quello che volete, però la letterina sempre prima, mi raccomando. Vi ringrazio come sempre per aver guardato e spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti!